Onorevole Forciniti. Presidente Draghi, se avrà la bontà di ascoltarmi, le farò una confessione, se ha la bontà di ascoltarmi. Io vorrei esserci con lei al Consiglio europeo, vorrei venire con lei al Consiglio europeo, in un angolino, in disparte, senza parlare, per la curiosità di ascoltare le parole con cui descriverà agli altri leader europei la situazione che si è venuta, che lei ha creato qui in Italia, immagino e spero con parole più sincere rispetto a quelle che oggi lei ha usato qui in quest'Aula. Intanto credo dovrà spiegargli e raccontargli che lei ha snaturato e trasformato uno strumento come il Green Pass in principio pensato e ideato per agevolare gli spostamenti tra i paesi europei e ridurre i tempi di quarantena obbligatoria, snaturandolo e trasformandolo appunto in uno strumento di vile ricatto occupazionale in questo caso, di discriminazione sociale, anche di controllo politico e sociale, strumentalizzando il Covid, quindi anche strumentalizzando 130.000 morti, perché lo capisce anche un bambino che il Green Pass non c'entra nulla con la creazione di ambienti di lavoro più sicuri e voi non avete minimamente a cuore la creazione di ambienti di lavoro più sicuri, altrimenti sicuramente non avreste questo ostracismo verso i tamponi. Addirittura c'è il suo ministro che se ne va in giro nelle conferenze a mimare il gesto della tortura fisica e voi vi vantate di aver reso l'uso dei tamponi difficile, doloroso e costoso. Se lo faccia dire dai suoi colleghi europei come funzionano i tamponi negli altri paesi, gratuiti e valorizzati come strumento di tracciamento dei contagi, a differenza dell'Italia che li usa come strumento di tortura. Strumento di tortura, perché di questo si tratta. Ebbene, qui si tratta di strumentalizzare appunto la pandemia con uno strumento nuovo che mira appunto a vessare ulteriormente in questo caso i lavoratori dopo anni, perfettamente io gli riconosco coerenza in questo, anni di politiche neoliberiste che hanno massacrato i lavoratori, articolo 18, precarizzazione esasperata nel mondo del lavoro, utilizzo dei voucher, abbattimento dei salari, l'Italia è l'unico paese negli ultimi 30 anni con i salari che sono abbassati e ora arriva lo sblocco dei licenziamenti, dimenticavo perché ne ha fatte talmente tante che me le dimentico. E ora arriva anche la tesserina di governo, di Stato, per guadagnarsi il diritto al lavoro se si fanno i bravi, se si fa il bravo e se si può andare a lavorare rispettando quelli che sono i desiderata che di volta in volta il governo potrà utilizzare per colorare il Green Pass. È evidente che qui non c'entra più nulla la gestione della pandemia, è solo uno strumento per attuare nuove forme, fin qui inedite, di macelleria sociale, quello che lei ha sempre fatto nella sua vita e nella sua carriera, anche quando aveva impegni e incarichi tecnici, lo ha fatto al Tesoro quando ha avviato la stagione delle svendite di Stato, lo ha fatto alla BCE macellando i diritti dei bambini greci e del popolo greco, lo ha fatto avviando la macelleria sociale di Monti, la sua letterina l'ho avviata. Onorevole Forciniti, lasci perdere tutti questi massacri nel suo intervento. Qual è il problema, Presidente? Cioè, non ho il diritto di parlare? No, no, lei ha il diritto di parlare e si deve esprimere e si deve esprimere a modo. Prego, vada avanti, la sto ascoltando con attenzione. Critiche politiche che rivendico, Presidente, rivendico il diritto di esprimerle. In un momento in cui vengono manganellati i bambini, donne incinta per strada, nemmeno si può parlare in quest'aula liberamente. È questo il clima? È questo il clima? La prego di farmi parlare almeno, almeno questo. Almeno questo. E poi dovrà anche raccontare ai suoi colleghi europei di come non ha fatto nulla per alleviare il dolore e la pena dei cittadini che saranno alle prese con degli aumenti spropositati delle utenze. Ci apprestiamo a lavorare ad una legge di bilancio che parte come un brodino, 23 miliardi a fronte del più grande shock economico degli ultimi 100 anni, il trionfo dell'austerità draghiana che ritorna in grande spolvero. E io penso che in questo momento nel Paese ci siano pochi argini, purtroppo, perché i partiti sono tutti asserviti. Il Parlamento non conta più nulla e non lo fate neanche parlare. La stampa non ne parliamo, i sindacati le stringono il braccio e le sventolano tappeti rossi. E però c'è un anticorpo, ecco, rispetto al virus Draghi, che è pericoloso almeno per il Covid, perché si sta insinuando nella società proprio come un virus a sfaldare il tessuto sociale. Ci sono delle piazze che si stanno risvegliando, gli anticorpi questo Paese li sta producendo contro questa deriva draghiana. E guardate che... Grazie, onorevole Forciniti. Si ricorderà di quello che state facendo. Grazie, onorevole Forciniti. Cosa fare al momento giusto. Grazie.